mentre scendevano dal monte, i discepoli domandarono a Gesù: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Gli apostoli stanno scendendo con Gesù dal monte della Trasfigurazione, dove hanno avuto un anticipo della gloria, vedendo Gesù dialogare con Mosè ed Elia. E la visione del profeta Elia ha acceso in loro delle domande da fare a Gesù. Da buoni ebrei, infatti, conoscono la profezia di Malachia, secondo la quale la venuta del Signore sarà preannunciata dal ritorno di Elia. Hanno bisogno di capire, di essere sicuri, se devono prestar fede alla parola delle Scritture. Se Gesù è il Messia, perché Elia non è venuto? Le risposte possibili sono due: o hanno sbagliato gli scribi, o non è vero che Gesù è il Messia. E questo è un dubbio lacerante. Hanno appena assistito all'evento prodigioso della Trasfigurazione, ma ancora cercano un chiarimento, una rassicurazione. Così Gesù li deve prendere per mano per condurli con maggiore profondità alla comprensione del progetto divino, un progetto che non si deduce meccanicamente dalle Scritture, ma che va letto anche nei segni di profezia che accompagnano il cammino della loro vita, come della nostra vita, spesso trascurati, malinterpretati o misconosciuti. Come misconosciuti, del resto, sono stati questi due grandi profeti, accomunati da una predicazione dai toni accesi, e che per questo sono stati entrambi perseguitati, e il Battista anche ucciso, prefigurando la morte di Gesù stesso. Dopo questa spiegazione di Gesù, Matteo ci dice che allora i discepoli compresero. Ora sembra tutto chiaro, ma sappiamo che durerà poco, perché il loro cammino di fede continuerà ad essere costellato da momenti di non comprensione e di fraintendimento, proprio come il nostro. È consolante sapere che gli apostoli sono nostri fratelli nel dubbio e nella fatica di credere. Il Signore ci doni di esserlo anche nella santità.